La storia del manifesto per una rete dei piccoli comuni del Welcome è anche un lungo racconto iniziato nel 2016, anno, se vi ricordate, in cui era fortissimo l'hate speech, il linguaggio di odio nei confronti delle persone migranti che arrivavano sul nostro territorio. Abbiamo cominciato una narrazione del fare, abbiamo mostrato che cosa stava accadendo nelle nostre piccole comunità e abbiamo raccontato come la cittadinanza che incontrava i nuovi cittadini che arrivavano sui nostri territori si attivava per dei processi di inclusione, di economia civile e sostanzialmente abbiamo quindi raccontato qualcosa che stava avvenendo, che era replicabile e che quindi faceva da testimonianza di un bene possibile. Autoreferenziali? No. Mai. Una comunicazione di tipo induttivo che ha utilizzato tutti i social, una newsletter, un canale YouTube, ha prodotto anche un film e la storia sta ancora continuando. Il manifesto dei piccoli comuni del Welcome è un modo di intendere il welfare nelle piccole comunità. L'Italia è un paese dove il 70% dei municipi è costituito da municipi sotto i 5.000 abitanti. L'Europa stessa è un'area rurale dove quasi l'80% dell'Europa fisica è costituita proprio da zone e da città rurali. Per cui abbiamo capito che non era più possibile immaginare soltanto un welfare urbano, un welfare basato solo sulle prestazioni, sia monetarie che di servizi, perché bisogna mettere al centro le relazioni. E il modo di intendere una comunità welcome è quello di una comunità che parte all'accoglienza per rigenerare il proprio tessuto sociale e anche il proprio tessuto economico. Dalla progettazione dei comuni welcome sono nate infatti diverse cooperative di comunità che hanno creato nuove occasioni di lavoro e anche nuove occasioni di residenzialità, perché nei piccoli comuni il grande fattore di impoverimento è l'emigrazione e l'invecchiamento. Questi fattori portano un progressivo spopolamento e un rischio di estinzione. Noi pensiamo che il welfare ben pensato e nell'ottica di una progettazione personalizzata con il budget di salute, con il reddito di cittadinanza, con il sistema di accoglienza e integrazione, con il budget educativo per i bambini e i minori in povertà educativa e con le forme della misura penale alternativa al carcere, possono essere delle condizioni favorevoli per immaginare un comune ad esclusione zero. Oggi abbiamo 57 comuni che aderiscono alla nostra rete e in questi comuni il welfare è cambiato ed è cambiata anche l'economia.